È arrivato dopo le ore 18 lo staff della direzione generale dell'ASP di Caltanissetta, con a capo il dottor Carmelo Iacono, giunto nel presidio ospedaliero di Mussomeli assieme al dottor Alessandro Mazzara, direttore amministrativo, al dottore Raffaele Lia, direttore del distretto ospedaliero CL1, e al dottor Alfonso Cirrone Cipolla, responsabile della direzione medica del presidio ospedaliero di Mussomeli. Erano presenti anche il sindaco di Mussomeli Catania, gli assessori Territto e Lo Conte, alcuni soci del club ed era presente anche il cappellano dell'ospedale Don Liborio Franzù. Una piccola cerimonia di consegna all'ospedale relativa alla donazione di due sedie a rotelle da parte del Rotary Club Mussomeli Valle della Platani. Una destinata al reparto radiologia e l'altra al pronto soccorso. Brevissimi gli interventi col saluto iniziale del presidente del Rotary Sonia Barba, del direttore generale dell'ASP di Caltanissetta, dottor Carmelo Iacono, del sindaco Catania e alla fine la benedizione a persone e cose da parte del cappellano dell'ospedale Don Liborio Franzù. Una donazione dunque in coincidenza con la giornata mondiale delle Rotary che ricade appunto il 23 febbraio 2017. Da sottolineare che il Rotary di Mussomeli non è nuovo alle donazioni sul territorio. In questa circostanza hanno attenzionato l'ospedale Maria Immacolata Lonco dotando due reparti di sedie a rotelle. Sembrerà banale, ma voglio iniziare proprio dai ringraziamenti. Grazie alla bontà di molte persone abbiamo comprato queste sedie che doniamo all'ospedale. Donazione delle sedie, seppur un piccolo gesto, è la dimostrazione che noi qui, come club, come Rotary, ogni anno siamo presenti. Tutto qua. Niente, passo la parola al Presidente, grazie per la vostra partecipazione. Io sono particolarmente contenta oggi anche perché per noi oggi è una giornata molto importante perché ricorre il 112° anniversario del Rotary, per cui oggi è una giornata denominata Rotary Day, per cui non a caso abbiamo deciso di far coincidere la donazione di queste sedie a rotelle che è veramente un piccolo gesto, però mi preme sottolineare che il Rotary ogni anno diciamo, è presente sul territorio con delle iniziative che aiutano non solo l'ospedale ma anche delle associazioni, insomma tutta una serie di situazioni che si vanno, diciamo, per cui arrivano una serie di richieste e noi cerchiamo, insomma, di accontentare tutti. Ovviamente non si può fare sempre una cerimonia per tutte le donazioni che facciamo, per cui abbiamo deciso di fare la cerimonia oggi. Perché a questa seguiranno delle altre donazioni che ovviamente poi non verranno pubblicizzate. Io sono molto contenta anche perché il nostro è, insomma, un punto di riferimento dal punto di vista del territorio dell'ospedale e quindi è il fatto di poter fornire degli oggetti che vengono utilizzati costantemente dai pazienti per noi, voglio dire, è un merito. Una gratificazione ancora maggiore. Io vi ringrazio, tra l'altro quest'anno noi festeggiamo come club il trentennale, 30 anni dalla costituzione del nostro club, per cui anno per anno abbiamo veramente fatto tutta una serie di iniziative e continueremo a essere sempre presenti sul territorio per chi vorrà coinvolgerci per essere aiutati. Brava Tonia. Consegniamo le sedie, una in rappresentanza, il dottore Mancuso non c'è, che è il primario perché è impegnato nella riunione,
alla dottoressa Noto e al che rappresenta la radiologia e al dottore Carduccio che è il rappresentante grazie. Bene, bene. Del campo simbolicamente c'è questa consegna grazie. A posto, passo la parola al direttore generale. Io non posso peraltro che ringraziarvi perché diciamo questa donazione fa parte di quella integrazione che la nostra azienda ha col territorio, con la società civile del territorio, e che ci sia questa integrazione per noi è estremamente importante. Noi siamo abbiamo una mission come azienda sanitaria, che è una mission di servizio per quanto riguarda tutta l'attività sanitaria nel territorio. Ma i club service hanno nel loro DNA proprio il concetto di service, e quindi noi ce l'abbiamo come mission, voi ce l'avete nel DNA, e assieme si possono fare tante belle cose. Non è l'atto in se stesso o il valore di ciò che viene donato, ma è il significato di quello che avviene. E quello che sta avvenendo stasera è qualcosa che veramente gratifica tutti noi, almeno ci dà un motivo di essere, diciamo, per migliorarci ulteriormente. Per noi è un ulteriore stimolo, perché significa qualcosa che catalizza, che ci spinge in avanti e ci spinge a fare meglio. E quindi grazie, grazie per quello che avete fatto, grazie per quello che farete e grazie per il messaggio che diffondiamo alla nostra gente. Insieme, grazie. La sindaco, dico però, non ti faccio morire, no? Sì, scusa. Anch'io volevo semplicemente unirmi per i ringraziamenti, ringraziare Sonia nella sua qualità di presidente del Rotary. Credo che sia questo un esempio plastico di quello che significa quando il terzo settore interpreta in modo autentico quella che è la propria mission e il proprio ruolo, cioè il ruolo che sta nel mezzo tra lo Stato e il privato, cioè laddove lo Stato non arriva e laddove il privato non fa, perché ovviamente non attiene alle sue prerogative, fa il terzo settore. Quindi il Rotary è un'associazione molto presente, molto attiva nel nostro territorio, e questa ne è una dimostrazione autentica. Quindi grazie Sonia per questo vostro impegno, grazie a tutti. Grazie. Va bene, allora ringraziamo intanto chi ha offerto, ma anche il Signore che ci ha dato la possibilità anche di ricevere questi doni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Preghiamo. La tua parola, Signore, santifica tutte le cose. E fondi la tua benedizione su questi strumenti medici perché possiamo sempre più servire Cristo Gesù sofferente nel fratello che accudiamo, serviamo, aiutiamo. Perché sia una testimonianza vera e credibile le parole che tu stesso ci hai detto, qualsiasi cosa fatta più piccolo dei miei fratelli, quello l'avete fatto a me. E lo vogliamo fare con spirito di abnegazione, di donazione, di volontariato, aprendo sempre più il nostro cuore alla tua parola. Per Cristo nostro Signore. Amen. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, salute degli infermi, San Giuseppe Moscati, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Grazie.